Benissimo, benvenuti al consueto appuntamento con le pratiche yoga. Oggi iniziamo ad ispezionare tre asana importantissime: Uttanasana, Trikonasana, Parsvakonasana e Padottanasana. Iniziamo subito, intanto come sempre vi dico di fare un buon riscaldamento prima di partire, di prendere un po' d'aria tutti i giorni, perché anche se qua sembra che tutti quanti dicono di stare in casa, invece è importantissimo prendere anche un po' di sole tutti i giorni, perché attiva la vitamina D e soprattutto non ci fa cadere in quello che può essere un motivo pericoloso di questo periodo, che è la depressione. Perciò cercate anche di prendere un po' d'aria, ecco, con le dovute precauzioni. Pertanto adesso iniziamo subito a elaborare Uttanasana. Adesso io mi metterò in varie posizioni per farvi vedere, per farvi capire bene che cosa nel corso dei tempi e del tempo, diciamo, che delle pratiche che ho fatto, ho capito e ho cercato di elaborare. Pertanto ci metteremo al bordo del nostro tappetino, ma potete stare anche in centro. Adesso io mi metto a lato, ma potete mettervi anche di fronte, e porteremo le braccia in alto. Perciò la prima cosa da fare è unire i talloni, i malleoli e gli alluci, osservare i piedi e distenderli. Perciò quando distendete i piedi dovete cercare che anche, per esempio, il pondolo, il mellino, tutte le dita dei piedi, ecco, siano a sufficientemente a portata di uno spazio che li può far lavorare. Pertanto non buttarsi subito sopra i piedi e lavorare sui piedi così come sono, ma osservarli e guardarli in modo che si distendano. Dopodiché, prima di iniziare questa posizione, possiamo portare il nostro peso del corpo a distribuirsi in maniera uguale sia sul metatarso che sul tallone. Provate, cercate di allungare la nuca verso l'alto, di abbassare le spalle e di portare il petto leggermente in fuori, facendo scivolare le scapole indietro. Vi ricordo che la respirazione è sempre ombelicale, pertanto non ve lo ripeterò tante volte durante gli esercizi, perché è una cosa che dovete sapere. A meno che non venga detto, la respirazione è sempre nella parte, nella cintola bassa della pancia. Perciò inspiro, espiro, inspiro. Dovete respirare in maniera da attivare il muscolo trasverso, che è un muscolo che si trova in questa zona del corpo, che ci permetterà di fare le asana in maniera perfetta. Allora, questa è una serie, sono delle gimnosofie, ecco, ideate dal maestro Iyengar, e pertanto vanno fatte con le tecniche che lui ha insegnato. La prima volta che iniziamo dobbiamo subito partire in Tadasana, perciò allungare le braccia verso il basso e portare i pollici indietro. I gomiti sono belli lunghi, per più quanto vi è possibile. Spostate la l'ulna e il radio, li flettete bene, sono le ossa degli avambracci, utilizzando i pollici e i mignoli, perciò lavorare sul pollice e sul mignolo. Inspirare con la pancia, espirare, allungare la nuca verso l'alto. Inspirare con la pancia, premere i talloni a terra, allungare bene le gambe. Le gambe iniziano a diventare belle tese. Espirare. Inspirare, pancia, una leggera retroversione del bacino quando inspiro, che mi permette di allungare il sacro e la parte lombare, come se fosse una freccia che vuole scagliarsi verso l'alto. Espira, tira dentro l'ombelico, rimani leggermente in estensione con la zona lombare, schiaccia le cosce, inspira, espira, allarga ancora ulteriormente le tue braccia, abbassa le scapole, tira bene la nuca verso l'alto e con la prossima inspirazione porta le braccia lentamente verso l'alto. Anche in questa posizione, se per esempio ti senti, quando sei con le braccia in alto, che spanci in avanti oppure che la schiena non ti sostiene, devi fare la retroversione del bacino, allungare le braccia e portarle in linea con le orecchie, stare lì e fare 2-3 respiri. In,
Ti ricordo che le asana per gli yogi sono preghiere, pertanto devi avere un'attenzione totale mentre fai queste posizioni. E espirando abbassa le spalle. Inspira. Espira. Con la prossima inspirazione, espirando, con le mani afferra i tuoi gomiti. Sposta bene i gomiti indietro. Inspira con la pancia. Ricordati la tua piccola retroversione con il bacino. Espira, tira dentro l'ombelico. Inspira ed espirando inizia dai gomiti a scendere in avanti, portando le spalle e le braccia in linea con le orecchie. Tu porta il mento al petto, continua lentamente a scendere vertebra per vertebra, vai a guardare con lo sguardo gli alluci. Adesso avrai la fronte allineata agli avambracci, le gambe belle tese e lo sguardo agli alluci. Inspira con la pancia e quando vai ad espirare vai a guardare le ginocchia. Inspira e espira. Mentre che sei in questa posizione, osserva le tue gambe, sono unite, i malleoli, gli alluci, il peso del corpo è ben distribuito. Inspira pancia. Espira. Con la prossima inspirazione, fletti il ginocchio destro. E fletti tutto il tuo busto, vedrai che vorrà distendersi verso sinistra e tu lascialo andare. Inspira, espirando allinea tutte e due le ginocchia. Stai lavorando in Uttanasana, inspira e fletti il ginocchio sinistro in avanti, mantieni la posizione almeno per un respiro. Inspira ed espirando ritorna in posizione. Inspira pancia, ricordati bene col diaframma spingere, ed espirando cerca sempre col muscolo del diaframma di avvicinare bene la testa alle cosce, perciò sposta la testa in modo che le orecchie siano in linea con le braccia. Inspira ed espirando sciogli la mano sinistra dal gomito, la porti sopra la caviglia destra, allunga l'avambraccio e tendi il tuo braccio sinistro. Piega il ginocchio sinistro in avanti e inspirando apri il tuo braccio destro e vai a guardare il palmo della mano. Controllati, non hai gli specchi, ma tu se vuoi ti puoi osservare, puoi guardarti. Inspira. Espira. Con la prossima inspirazione porta la spalla ad aprirsi, ad aprire il petto, ed espirando scendi con la mano destra e porta la mano destra sopra la coscia sinistra. Una volta che hai ferrato la coscia sinistra, chiudi bene, stringi bene le cosce tra di loro, apri la spalla destra, vai a guardare oltre la spalla destra, inspira. A questo punto avrai il tuo braccio sinistro teso e le spalle allineate. Inspira ed espirando sciogli la mano e sali, fai ancora la tua bella linea. Inspira ed espirando esci col gluteo verso, spingi il gluteo verso dietro e spingi il braccio in avanti, fai una bella linea. Inspira sempre pancia ed espirando fai una magia, ruota il palmo della mano e vai a guardare oltre la tua spalla. In ed espirando lentamente torna con la tua mano destra alla tua caviglia sinistra, allinea entrambe le gambe ed espirando rilassi.
lentamente stai entrando in Uttanasana. Inspira col tuo diaframma e espira, tira bene dentro l'addome. Con la prossima inspirazione non farai altro che piegare il tuo ginocchio destro, allungare tutto il braccio destro e inspirando lentamente sali col tuo braccio sinistro in alto. Vai a guardare il palmo della mano, allinea le spalle, inspira. Espira, fatti forza col tuo diaframma e inspirando gonfia bene il muscolo trasverso. Espirando lentamente scendi con la tua mano sinistra, devi fare piano perché il corpo si accorga di quello che stai facendo, e infila la mano sinistra sulla gamba destra, stringi bene entrambe le gambe e inspirando vai a guardare oltre la tua spalla sinistra. Inspira, espira, premi bene con i piedi a terra, in, espira, sciogli, inspira, sali, espira, e inspirando allunga il tuo braccio sinistro, spingi bene il gluteo sinistro verso il muro, spingi bene con la mano sinistra verso la parete che ti sta in avanti. Adesso ruota il palmo della mano e vai a guardare oltre la tua ascella ed espirando sciogli. Mano sinistra alla caviglia destra, inspira ed espirando sciogli. Adesso entriamo in Uttanasana, perciò ti sarai allungato abbastanza. Inspira ed espirando afferra le caviglie dietro. Vai a guardare i tuoi alluci. Distendi bene le dita dei piedi. Rendili consapevoli, perciò vaglia ogni dito che sia attivo. Inspira ed espirando ruota la tua testa e vai a guardare le ginocchia. Inspirando cerca di spingere bene il tratto femorale utilizzandovi un po' le mani allungati ulteriormente, ed espirando porta la testa vicina alle ginocchia. Inspira ed espirando piega leggermente le ginocchia, allunga le braccia, porta le mani in avanti e espira. In questo momento hai appoggiato il plesso solare sulle cosce. Fermo un secondo in e con la prossima inspirazione parti dalle braccia che si allungano, bassa i glutei, sulle mani, inspira, ti allunghi, allunga bene i talloni, le braccia ed espira allargando, scendi. Adesso iniziamo a lavorare in Trikonasana. Trikonasana è una posizione che si fa sia a parte destra che a parte sinistra. Per farvi vedere mi metterò girato in centro e iniziamo. Utilizziamo sempre il nostro spazio del tappetino. Questa volta, siccome parto da destra, perciò ci mettiamo al bordo del tappetino circa sulla nostra sinistra e con la prossima inspirazione faccio un bel passo e mi allargo sul mio tappeto. Portate le mani ai fianchi, inspirando gonfiate la pancia, espirando ruotare il bacino. Inspira, espira, inspira, dare mobilità al bacino, espira. Bene, adesso partiamo.
perciò porteremo il nostro piede destro a 90 gradi, la gamba destra è già bella attiva, il piede sinistro sarà spostato a 60 gradi. Il tallone del piede destro deve essere allineato al tallone del piede sinistro, perciò se non lo siete lo allineate. Altra cosa importante è osservare il bacino non deve essere spostato ma deve essere sempre mantenuto sulla stessa linea. Perciò adesso andremo ad allargare le nostre braccia, inspirando ed espirando portiamo verso l'esterno il gluteo sinistro e spingiamo bene in avanti il braccio destro. Inspira ed espirando portiamo la nostra mano destra sopra la caviglia destra e allunghiamo il braccio sinistro verso l'alto. Nel frattempo che cosa facciamo? Controlliamo il nostro bacino mentalmente e cerchiamo di portare bene a spingere questa gamba alla destra verso il centro della sala. Inspira, apri bene il braccio sinistro e immagina che la mano sinistra sia allineata alla destra, che possa passare una diagonale, una linea. La gamba sinistra è attiva, la coscia sinistra è attiva. Inspira ed espirando porta la mano sinistra ad afferrare la tua coscia destra, perciò piega leggermente la tua gamba in avanti e poi torni in allungamento e osservati. Con la mano destra spingi sulla caviglia, allinei bene le spalle, stai respirando sempre con la pancia e vai a guardare oltre la tua spalla sinistra. Inspira, espira. Con la prossima inspirazione sali su ed espirando allunga il braccio e portalo vicino al tuo orecchio sinistro. Inspira ed espirando mano sinistra al pavimento sotto la tua spalla sinistra e inspirando mano destra che va su. Le gambe sono tese, il piede sinistro è molto attivo al pavimento. Inspira espira. Con la prossima inspirazione apri ancora il tuo braccio, tiralo verso il tuo orecchio ed espirando scendi e porta la mano destra dietro al piede destro e inspirando sali col braccio sinistro. Il palmo allora della mano destra è al pavimento, il braccio sinistro è alto. Inspira espira. Facciamo un'altra variante, inspirando salgo, scusa, ed espirando mantenendo la posizione andiamo ad agganciare il braccio destro sul braccio sinistro. Inspira, allinea bene, espira, inspira, espira, sciogli, mani a terra su e inspirando sali. Andiamo dall'altra parte subito. Inspira, espira, 90 gradi, spingere bene con la gamba destra indietro, allungarsi in avanti, le gambe sono che premono, i talloni sono allineati. Si inspira, allungare bene le braccia, guarda la mano destra che va dietro ed espirando posa la mano sinistra sulla caviglia sinistra, allunga la tua mano destra. Inspira, oggi è una bellissima giornata, fa caldo, espira. Inspira ed espirando porta la mano destra ad afferrare la tua gamba sinistra, piegando leggermente la gamba, metti la mano sulla coscia e allunghi, apri la spalla e inspira con la pancia, espira, in, espirando sciogli e inspirando ritorna in trikonasana, espirando allunga e porta il braccio destro a fare una bella linea sull'orecchio, in, in, allunga la mano verso il
braccio, cioè sulla lunghezza del braccio, e tira bene questa parte, spingendo bene il tallone a terra, ed espirando porta la mano destra sotto la spalla destra. Inspirando apri il braccio sinistro in alto, in, fai delle belle linee. Es, vai a guardare il palmo della mano e tira bene il braccio verso il dorso della mano sinistra, in, spingi bene il tallone sinistro al movimento. Es, con la prossima inspirazione mano sinistra che espirando va dietro al piede sinistro, e inspirando apri il braccio a destra, in, es, inspira, sali, facciamo un'altra variante, ed espirando con il braccio sinistro vai ad afferrare il braccio destro che è dietro, allungare le gambe, prima guardo a terra, inspira, ed espirando apri la spalla destra, sali, sali su, in, es, in, controlla le gambe, gli allineamenti, respira con l'addome, mano sinistra adesso va sotto il piede, cioè allineata al piede sinistro, inspira, ed espirando libera il braccio destro in alto, inspira, espira, con la prossima inspirazione ci solleviamo e iniziamo a lavorare in Parsvakonasana e le sue varianti. Inspira, tira bene le braccia indietro, senti il petto bene che si apre, espira, inspira pancia, tira indietro le braccia, ed espirando facciamo prima un guerriero piccolo, inspira, in questa posizione per esempio devi sentire di non sfondare troppo quel ginocchio verso in avanti, se lo fai cerca di allungarti e di permettere al tuo ginocchio di essere perfettamente a 90 gradi, inspira, apri bene le braccia, ed espirando porta il palmo della mano destra a terra e con il braccio sinistro fai una bella diagonale, inspira, spingi col tallone sinistro al pavimento, espira, in, es, con la prossima inspirazione allunga spingendo bene il piede col tallone sinistro al pavimento, ed espirando porta la mano sinistra al pavimento, tutte e due a terra, spalle che si allineano, con la prossima inspirazione apri e porta le braccia in linea con le spalle, tira bene la tua gamba sinistra ed espirando mano sinistra a terra, porta in alto il tuo tallone sinistro e inspirando alza il tuo braccio destro spingendo e tirando il tallone sinistro dietro, inspira ed espirando porta le mani un attimo a terra, prendi un attimo una distanza, piega bene il tuo piede, quando sei pronto dovrai fletterti, portare il braccio sinistro oltre il ginocchio destro, puntare la mano al pavimento e inspirando allungare il braccio destro, porta le spalle sulla stessa linea, inspira, espira, con la prossima espirazione scendi, pareggia bene le mani e inspirando vai ad aprire. Vai a guardare il palmo della mano destra, espirando scendi, porta le braccia e le spalle ad allinearsi e la tua caviglia, il tuo tallone sinistro al pavimento e inspirando ritorna in posizione, porta la testa vicino alla spalla sinistra e vai a guardare oltre, in, espira, scendi col braccio sinistro, portalo indietro, sali e ritorna nel tuo guerriero, affonda, in, espirando sulle braccia, inspira, espira, bacino, inspira,
Inspira. In. Ed espirando scendi con le braccia in avanti e apri. Guerriero, inspira anche qui. Se vedi che sei troppo in avanti con il ginocchio indietro, sistemati. Questa è l'ora giusta. Apri bene il tuo braccio destro e senti che il petto si apre quando tiri indietro il braccio. Inspira, sei tutto attivo, soprattutto tra i diti medi. I medi, devi cercare di sentire una certa elettricità, un'energia. Inspira, allunga bene un po' le braccia. Ed espirando, scendiamo con la mano sinistra dietro la gamba sinistra, col braccio destro bello in avanti, allunga. Inspira. Espira. Inspira, gamba a 90 gradi. Ed espirando, scendi con il braccio. Allinea entrambe le braccia, le spalle. Inspira, senti che sei forte nella posizione. Espira, con la prossima inspirazione apri le braccia e allinea le spalle, le mani, il piede. In. Spingi bene col tallone destro a terra. In. Ed espirando scendi. Solleva il tuo tallone da terra, sistemati. Porta le mani bene al pavimento, spingi bene il tallone destro dietro. Quando sei pronto, inspirando, solleva prima il braccio sinistro, immagina di fare una bella diagonale. Espirando, porta la mano destra al di là della tua gamba sinistra e sistema la mano a terra in modo che il braccio destro e la tibia sinistra siano allineati. Con la prossima inspirazione allunga, allunga, allunga il tuo braccio sinistro. In, tira bene il tallone destro al pavimento. Es. In, espirando, mano sinistra che va a terra. E inspirando, sali. Allinea le spalle e le braccia. Espira, tira bene il tallone destro. E scendi con il braccio e porta la mano sinistra dov'è la destra, ruota sul tallone, inspirando sali e apri, vai a guardare sotto la tua spalla, inspira ed espirando scendi con la mano destra al pavimento, inspirando sali, apri, adesso sei bella sciolta, bello sciolto. Continua a ruotare la tua mano indietro, sali nel tuo guerriero. In, allinea bene le braccia ed espirando sali. In, es, in, bacino, es. Adesso iniziamo a lavorare in Padmasana. Perciò mani ai fianchi. Lenti, leggeri, consapevoli, inspirando, aprire gli ischi, espirando, guardare bene i piedi che siano allineati, perfetto, allunga il mento in avanti, spingi il sedere indietro, inspira, espira, inspira, pancia, espira, le gambe sono tese, inspirare ed espirando andiamo con le mani a raggiungere gli alluci, inspira sul mento, sulla testa, espira, inspira, espira, molto bene, con la prossima inspirazione torniamo con le mani alla vita. Ed espiriamo, inspira, espira, con la prossima inspirazione sali, porta le braccia in alto prima a chiudersi distendendo bene i gomiti verso l'alto, andando a guardare i palmi, ed espirando andiamo a intrecciare le mani, ricordatevi della stretta di Venere, le intrecceremo dietro, che per gli uomini è con tutta la mano destra, tutte le dita in linea sopra quelle sinistre, e per le donne invece è l'incontrario, perciò adesso io metterò le mani dietro,
le intrecerò con la stretta di Venere e porterò gli indici ad abbassarsi, ad abbassare le spalle, ad abbassare bene le scapole, in modo che le mie mani proprio cerchino di scendere e di uscire. Spero che le vediate, che vedete gli indici che emergono dalle cosce. Inspirare, come fare una coda. Espirare. Quando inspira con la pancia, trattieni un po' l'aria, fai scendere bene le spalle e le scapole, e espira. Adesso sei pronta ad allungare il mento verso l'alto ed espirando scendi, fai un bel allineamento. Inspira, espira, mantenere il mento in alto, inspirare, espirare. Con la prossima inspirazione, espirando, entreremo in Padottanasana ed espirando, prima scendi, porta la testa a guardare oltre le tue gambe e poi solleva le braccia e porta gli indici sopra la tua nuca, senza sforzarli più di tanto, ma fare una bella linea, agganciare bene le dita delle mani, inspirare, espirare, respirare con la pancia, inspirare, espirare, inspirare pancia, espirare, inspirare pancia, espirare. Con la prossima inspirazione scendi con le mani al sacro, solleva le spalle, il mento è attaccato al petto, inspira ed espirando apri la testa e solleva il corpo spingendo in giù gli alluci, inspira, espira. Con la prossima inspirazione apri le braccia in ed espirando porta le mani in alto, fletti il ginocchio sinistro, ruota l'alluce destro verso l'alto e porta le mani in pranama al petto, inspira, espira. Con la prossima inspirazione sali, ruota l'alluce a terra, allunga le braccia verso l'alto, in, allunga, allunga, allunga che le braccia immaginando di contenere la colonna vertebrale ed espirando ruota l'alluce sinistro verso l'alto, porta le mani al centro del petto e inspira, espira, inspira, sali, ruota l'alluce del piede sinistro, lo ripetiamo, ed espirando scendi, inspira, espira, inspira, sali, espira, scendi, in, es, inspira, sali, su, ed espiriamo, apriamo le braccia, uniamo le gambe, chiudiamo gli occhi, qualche secondo, qualche minuto, portiamo l'attenzione ai piedi e ci portiamo in Tadasana, la posizione della montagna. Adesso dobbiamo ripetere la fase iniziale, cioè quella di Tadasana, intuendo il corpo. Perciò portate alla consapevolezza il pollice e il mignolo, aprire bene i palmi delle mani, portare il peso del corpo sul tallone, sul metatarso, allungare bene le ginocchia, i quadricipiti sono attivi, sono contratti e convergono verso il centro. Alluci, malleoli e talloni sono uniti. Leggera retroversione del bacino. Inspirare. Espirare, portare le mani indietro, aprire il petto. Inspirare. Espirare, portare la nuca verso l'alto. Inspirare.
respirare, controllare un attimo gli alluci, scusate, i pollici e i mignoli, allargare bene le dita dei piedi, inspirare, abbassare le scapole, fluttuare con il respiro. Prossima inspirazione, apriamo gli occhi. Vi consiglio di incrociare le gambe, distendervi e farvi un minuto minimo, da un minuto a cinque, dipende dall'intensità che avete messo nella vostra disciplina, nella vostra preghiera, e portare il corpo in Savasana, lasciando al pavimento tutto lo stress, tutta la tensione nervosa, e permettendo al respiro di entrare e uscire dal corpo attraverso il naso, l'inspirazione raggiunge i piedi, raggiunge le mani e subito si rilassano, petto e spalle, e subito si rilassa. Rilassare i muscoli della fronte e quelli della bocca. Quando pensate di veramente di esservi riposati, riposate altri 30 secondi in più almeno. Dopodiché portate le gambe con i piedi vicini ai glutei, portate le mani ad abbracciare le ginocchia, sollevate i piedi da terra, sollevate la testa e le spalle e inspirando spingete coi talloni in avanti e siete pronti, se volete, per fare una meditazione o una bella pratica di pranayama. Vi saluto, alla prossima, ciao!